e rende più sicuro il nostro passo. Se il rigore nel cammino si svilisce, la tua mano dona lieta la speranza. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida, sulla strada verso il regno, sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, oh Signore. È il tuo dono, Gesù, la vera fonte del gesto coraggioso di chi annuncia. Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo, il tuo fuoco ne rivela la missione. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida, sulla strada verso il regno, sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, oh Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore, che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo, sia con tutti voi. Tante strade ci portano in questo santuario. Per tante ragioni siamo convenuti qua, per ringraziare la Madonna, per chiedere qualche grazia, per chiedere la sua assistenza, la sua protezione. Siamo qui non solo per noi stessi, ma per tutto il mondo, per tutti quelli che hanno necessità, che hanno chiesto la nostra preghiera. E allora permettiamo tutto questo, quello che c'è nel nostro cuore, quello che c'è nel cuore dei nostri cari e di tutto il mondo, sull'altare di Cristo, sul cuore della nostra Madre Maria, chiedendo ancora una volta il perdono per i nostri peccati. Signore, che nell'acqua e nello spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, che nel tuo spirito crei in noi un cuore nuovo, Christe eleison. Christe eleison. Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che nella celebrazione di questa Quaresima ci fai pregustare la gioia della Pasqua, donaci di contemplare e vivere i misteri della nostra redenzione per godere la pienezza dei suoi frutti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Osea. Venite, ritorniamo al Signore. Egli ci ha straziato ed Egli ci guarirà. Egli ci ha percosso ed Egli ci fascerà. Dopo due giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare. E noi vivremo alla sua presenza. Affrettiamoci a conoscere il Signore. La sua venuta è sicura come l'aurora. Verrà a noi come la pioggia d'autunno, come la pioggia di primavera che feconda la terra. Che dovrò fare per te, Efraim?
Che dovrò fare per te, Giuda? Il vostro amore è come una nube del mattino, come la rugiada che all'alba svanisce. Per questo li ho abbattuti per mezzo dei profeti, li ho uccisi con le parole della mia bocca, e il mio giudizio sorge come la luce. Poiché voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Voglio l'amore e non il sacrificio. Voglio l'amore e non il sacrificio. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore. Nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa. Dal mio peccato, rendimi puro. Voglio l'amore e non il sacrificio. Tu non gradisci il sacrificio. Se offro olocausti, tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore contrito e affranto, tu, o Dio, non disprezzi. Voglio l'amore e non il sacrificio. Nella tua bontà, fa grazia a Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici legittimi, l'olocausto e l'intera oblazione. Voglio l'amore e non il sacrificio. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Siamo qui per grazia di Dio. Nella nostra vita, nel percorso della nostra vita, riceviamo tante benedizioni, tante grazie. Se abbiamo fede, sentiamo sempre il Signore vicino a noi, sia nei momenti belli che nei momenti brutti. Nel momento della nostra miseria, sentiamo anche la misericordia del Signore, che ci rialza, che ci prende per mano, che ci guida.
Questa coscienza della presenza di Dio e della sua azione in noi è molto importante per non diventare come il come il fariseo. Il fariseo, certo, era giusto, faceva tutto bene, pregava, ma non sentiva la grazia del Signore e la sua misericordia nella sua vita. Pensava che fosse bravo per le sue forze, per il suo impegno, per tutto quello che cercava di fare. E questa è una tentazione grave, molto frequente, quello di sentirci giusti per i nostri meriti, non per i meriti del Signore, ma perché abbiamo pregato, abbiamo fatto delle cose belle, abbiamo fatto carità, dimenticando che tutto quello che abbiamo, tutto quello che siamo, viene dal Signore. L'unica cosa, ecco, che ci aiuta a vincere questa tentazione della presunzione è sentire dentro di noi il Signore, e sentire il Signore che opera nei nostri cuori. L'umiltà è un atteggiamento interiore, è una disposizione del cuore, più che una, così, una dimostrazione fisica o esteriore. Quindi chiediamo questo. Il pubblicano viene lodato perché nel suo cuore si sente piccolo, si sente peccatore e riconosce quello che è. Il fariseo invece non riconosce quello che è, riconosce altro, pensa altro. Chiediamo al Signore, veramente soprattutto la nostra madre, la Madonna, di far sì che possiamo sentire la loro opera, la loro grazia dentro ciascuno di noi, dentro il nostro cuore. E così possiamo anche rispondere a quello che il profeta, il Signore attraverso il profeta Osea ci dice: voglio l'amore, non il sacrificio. Voglio una disposizione interiore forte, bella, dei cuori così che vogliono bene al Signore, che vogliono bene alla Madonna, che vogliono bene dal profondo del loro cuore a tutti gli altri. E così nasce le opere più grandi, nel silenzio, nella meditazione e soprattutto nella profondità del cuore toccato dal Signore. Che il Signore ci possa concedere questo. Penso che sia anche il messaggio forte di Fatima, quello di convertirci, convertire il nostro cuore al Signore per amarlo, non per fare sacrifici o per fare chissà che cosa, ma per amarlo. Il Signore possa concedere a ciascuno di noi e a tutto il mondo questa predisposizione interiore all'amore a Dio, alla Madonna e verso il prossimo. Sia lodato Gesù Cristo. Guarda questa offerta, guarda noi, Signor, tutto noi ti offriamo per unirci a te. Vita. Benedetto sei tu, Signore, nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la nostra vita, che possiamo offrirti, nostro Creatore.
Signore. Nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la nostra vita. Nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la nostra vita. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, ad ogni gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio, che ci doni la grazia di accostarci con animo purificato ai tuoi misteri, concedi che facendo memoria di quando ci è stato trasmesso, innalziamo la lode a te gradita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu vuoi che ti glorifichiamo con la penitenza quaresimale, perché la vittoria sul nostro peccato ci renda disponibili alle necessità dei poveri, a imitazione della tua bontà infinita. E noi, uniti a tutti gli angeli del cielo, cantiamo una sola voce, l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi santi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Croce e risurrezione, sai.
salvaci, o Salvatore, salvaci, o Salvatore, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Tutte le volte che noi missionari della Consolata veniamo su quest'altare, portiamo nel nostro cuore tutto il mondo, tutte le realtà, soprattutto quelle difficili. E quindi, acclamando il nostro Dio come Padre, ricordiamo tutti i suoi figli nel mondo missionario, ovunque si trovino. E preghiamo insieme dicendo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. E scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Ecco il tuo posto, vieni, vieni a sederti fra noi e ti racconteremo la nostra storia, quanto amore nel seminare. Quanta speranza nell'aspettare, quanta fatica nel mietere il grano e vendemmiare, e vendemmiare. Accanto al fuoco vieni, vieni a scaldarti con noi. Tutti divideremo pane e vino, quanto amore nel seminare, quanta speranza nell'aspettare, quanta fatica nel mietere il grano e vendemmiare, e vendemmiare. Sentirai più forte, vieni, rimani con noi, uniti attenderemo ogni domani. Quanto amore nel seminare, quanta speranza nell'aspettare, quanta fatica nel mietere il grano e vendemmiare, e vendemmiare. Thank you.
Preghiamo. Dio di misericordia, concedi a noi di celebrare sempre con sincera devozione e di ricevere con spirito di fede i sacramenti che ci doni con inesauribile larghezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Chinate il capo. Stendi la tua mano, oh Signore, a difesa dei tuoi fedeli, perché ti cerchino con tutto il cuore e vedano esauditi i loro giusti desideri. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Oh Santissima, oh Pissima, Madre nostra Maria, tu preservata, immacolata, prega, prega per i figli tuoi, tu confortaci, tu difendici, ma promosso.